Bentornati ragazzi sul mio canale, io sono Mite e oggi siamo in un video di Call of Duty Black Ops 3 e volevo mostrarvi questa partita che è stata una delle migliori fino ad ora che ho fatto in cerca di distruggi. Ho fatto 13 uccisioni o 12 se non mi sbaglio e 3 morti. È stata una partita veramente veramente bella a parer mio, da parte mia. Ho giocato veramente bene, non parlo della squadra perché la squadra faceva veramente cagare. Gli avversari erano veramente forti, invece è vero, eravamo in un 3 contro 3 perché non c'erano altre persone, non perché la lobby è 3 contro 3 ma perché se ne sono andate via, e in più noi eravamo anche uno in più, eravamo anche in 4, ma quando abbiamo perso il primo e il secondo round, o forse il primo non mi ricordo bene, se n'è andato via anche lui, siamo rimasti in 3. Sembravamo all'inizio degli scarsoni così, infatti se vedete bene dal video io le prime volte muoio come non so che cosa, ma poi capisco bene la loro tattica e il loro pene così. No, non è vero, non so perché mi è arrivata una specie di scossa di violenza che volevo tipo rompere il mondo, e qua invece ho rotto i culi, quindi va anche meglio perché il mondo è ancora salvo grazie a me. No vabbè. Adesso se guardate il video nelle prime zone iniziali, diciamo, di inizio, faccio un po' schifo perché sì, mi impegno e tutto, ma sono le prime volte che muoio tre volte, diciamo, sono le volte che muoio tre volte. Scusate, ripeto. Infatti guardate qua, ho fatto 2 uccisioni, cazzo. Però il problema è che c'era il bastardo che mi stava aspettando, che io poi gli ho pure sparato, cazzo. Vabbè. Qua io cerco di fidarmi anche dei miei compagni le prime volte così, anche perché non li conoscevo neanche così, e guarda che bella figura mi fanno fare. Poi mi lasciamo sempre da solo e quindi devo fare tutto io. Poi invece se lasciavo loro da soli, o camperavano come dei bastardi oppure morivano come dei bastardi, che poi alla fine quando camperavano morivano lo stesso, quindi un camper unico. Io poi, guardate, se vedete non faccio proprio un camper della Madonna, infatti vado, se vedete dal video io vado sempre in giro, e se mi ammazzano non è mica colpa mia. Però adesso arrivano i pezzi salienti, quindi guardatelo. Fuck that little mouse, cause I'm an albatross. Ok ragazzi, adesso è l'ora della verità, adesso vedremo se veramente ho fatto queste 12 uccisioni, e infatti lo scopriremo insieme. Diciamo che le ho fatte tutte basate su questi 4 round, che sono gli ultimi round che ho fatto di conseguenza, perché ho fatto 0, 1, 2, 3, 4 e vittoria schiacciante, diciamo. E è stata veramente veramente una bella partita. Poi ho lanciato i miei cloni che mi aiutavano a dire dove sei bastardo. No vabbè, cloni di Esca, che poi alla fine non sono serviti quasi a niente, perché poi eravamo così pochi che non hanno trovato nessuno. Qua siamo già rimasti già... Oh, siamo ancora in 3 in vita? Bella, 3 contro 1, ma la faccio fuori io il bastardo, eh? Infatti che te ne pare? Così almeno dopo facciamo un barbecue di bastardi pezzi di merda. Qua già iniziamo bene, avevo già fatto... già carico. I prossimi round faccio una di quelle stragi che, mamma mia, mortacci a 2, che praticamente faccio crollare il mondo con una scorreggia praticamente. E poi è bello che se guardate bene anche le clip, io non camperò neanche, quindi la clip è venuta anche molto bene anche per questo, perché capisco uno che fa anche 13-12 uccisioni, fa il camperino anche, però boh, a me sembra che ho giocato veramente normale, pulito, leale. Poi poverino, guardate lì, oh, c'era il mio alleato, poverino, volevo aiutarlo il bastardo, però ho detto poi mi stanno tritando, stranamente non so come ho fatto a sopravvivere o alla vasella. Ho avuto una vasella per un attimo, poi io pensavo già adesso sono morto. Poi stranamente non so come cazzo abbia fatto. No, sì, vabbè, sapevo che era lì vicino una bomba,
Poi uno era lì fermo che mi ha lisciato con non so che cosa. L'altro l'ho beccato benissimo e poi ho disattivato la bomba come mamma mia. Non so neanche cosa dire, cazzo. L'ho disinnescata come... come la paglia. La paglia del pane azimo. Stessa lievito. Cioè, il bello che poi fa la vedere la killcam, che fa vedere tutti e due, cioè proprio... adesso questi qua hanno spento, non giocano più a Black Ops 3. Dicono, che cazzo abbiamo fatto per meritarci questo? Poi dopo sempre conseguenza, sempre meglio. Poi ho capito che di loro non mi potevo fidare perché fino a morivano sempre, mamma di bastardi. Poi è stata anche una mina che almeno nel caso fosse un bastardo moriva come un coglione. Qua andavo prudente. Ho detto qua non c'è nessuno di sicuro, saranno nel respawn, infatti. Vedete bene, erano nel respawn, almeno uno. Faccio anche il giro da dietro, infatti un po' mi dispiace perché sono entrato in casa loro. Ho lanciato anche i 3-12 amici, no vabbè, dei 3 amici psycho, che alla fine non fanno un cazzo però. Sono abbastanza utili, quindi non è un problema, no problem. Qua, ecco, guardate, qua ne ho visto uno, però ho pensato è meglio ammazzarlo dopo, che se no prima, se non lo ammazzavo, lui poteva benissimo girarsi e in più poteva anche ammazzarmi, quindi ho fatto la scelta migliore. In più, se vedete, c'è anche un bastardo qui che stava usando il cecchino, pensava di fare il boss e avrà anche pensato, beh, questi qua tanto sono indietro, che cazzo pensi che faccia? E invece, facciano, facciamo i culi, ecco cosa facciamo. Tutto qua, quindi mi spiace. Ok, l'ultimo round sarà il più breve ma intenso. Guardate a destra, ho solo poche cose gialle da evocare tra un approvvigionamento e un attacco fulminante che potrebbe beccare tutta la mappa, però vabbè. Che poi in approvvigionamento mi è uscito pure il rombo di tuono, che è praticamente il triplo dell'attacco fulminante, però no, lasciamo stare, lasciamo perdere. Sì, qua 2 secondi camperino per evocare quello, ma poi per Narnia praticamente, per il principe Caspian, vado già in azione come un bastardo. Che già ne beccavo 2. Anzi, li ho beccati, cazzo. Li ho pure ammazzati i bastardi, poverini. Mi sono pure simpatici. E poi, naturalmente io cerco sempre di fare l'ultimo, infatti chi trova tiene, chi cerca trova, quindi ho trovato paneazzimo per i miei denti. E sono stato anche felicissimo di questa partita. E è rimasto anche un alleato, per fortuna. Che poi alla fine qua stavo già morendo, ragazzi. Se morivo io, bella, il mio alleato rimaneva. È come dire che non rimaneva nessuno, perché il mio alleato non faceva un cazzo. Beh, adesso vedrete poi dalla schermata quanto ho fatto e quanto hanno fatto i miei compagni. Vabbè, il video è finito qua. Lasciate un bel like, un commento e iscrivetevi al mio canale. Ci vedremo in un prossimo video con Black Ops 3. Bella ragazzi!